Start Web si presenta come un portale che racchiude le funzionalità di gestione delle presenze e delle risorse umane. L'accesso, protetto da indicazione di username e password, consente di visualizzare una dashboard personalizzabile. È composta da diverse funzionalità messe a disposizione dall'applicazione in base alla tipologia di utente. Vengono infatti presentati una serie di widget che offrono una visione sintetica dei dati di competenza dell'utente. Da ogni widget è poi possibile richiamare una presentazione dei dati con un maggior dettaglio. Come impostazione generale delle diverse pagine, è stato scelto di avere un'area a sinistra dedicata alla navigazione dell'applicazione, con i menu per accedere alle diverse pagine e una sezione strumenti, in cui l'utente può selezionare i parametri, attivare delle specifiche ulteriori pagine e quant'altro necessario per operare sulla procedura. Per quanto riguarda l'operatività sui dipendenti, per gli utenti responsabili di un team è presente in alto la funzione di selezione dipendenti, tramite cui filtrare, secondo vari criteri, i dipendenti correnti. Oltre alle classiche selezioni per nominativo e per matricola o per dipendente in forza, è anche possibile rappresentare i dipendenti con una struttura gerarchica ad albero, con l'indicazione per ciascuno di tali dipendenti del reparto di appartenenza. L'utente può personalizzare la propria dashboard nascondendo o minimizzando le singole widget. Tramite le impostazioni è poi possibile ripristinare la configurazione di default del sistema. Il cartellino presenta l'evidenza delle giornate elaborate e di quelle anomale. Ad esempio, vediamo in questo mese tutte le giornate correttamente giustificate, con in alcuni casi la presenza anche di attività di tipo straordinario, evidenziata dalla presenza di due strisce colorate. In quest'altro caso, invece, abbiamo un mese con delle anomalie evidenziate in modo autoesplicante. Cliccando sulle singole giornate si accede al dettaglio della giornata stessa, dove vengono evidenziate le ore elaborate, l'orario, le anomalie, le timbrature e le eventuali voci calcolate. Cliccando sul titolo del widget si accede invece alla visualizzazione completa del cartellino. In questa pagina, oltre alla classica rappresentazione testuale delle informazioni, i dati vengono presentati anche in modalità grafica, con l'evidenza su ciascuna giornata delle ore di lavoro ordinario, straordinario o di assenza. Si possono consultare con l'apposita iconcina anche i totali, sia focalizzati sulle voci di presenza calcolati dall'elaborazione, quindi ordinari, straordinari o assenza, sia relativi ai residui di ferie o altri istituti contrattuali assoggettati a massimali, sia relativi ai vari contatori che possono essere personalizzati dal cliente, le voci generiche. Nel caso di un utente che sia responsabile di un team di persone, la prospettiva può essere quella del singolo dipendente, come in questo caso, oppure quella di un singolo giorno, con tutte le persone del team del responsabile. Un'altra modalità di presentazione dei dati è costituita dal prospetto presenze, in cui è possibile evidenziare l'esistenza di alcune specifiche voci tramite l'uso del colore e di un simbolo. In ciascuna cella viene indicato il lavorato del giorno. Anche in questo caso è possibile accedere al dettaglio della singola giornata con un semplice clic sulla cella. In home page un altro focus è posto sulle richieste inserite dal dipendente, nel widget Le mie richieste, da cui è possibile anche introdurre immediatamente ed intuitivamente una nuova richiesta. D'altro canto, dal punto di vista del responsabile, vengono evidenziate le richieste pendenti, quindi quelle in carico al responsabile per l'autorizzazione.
Oltre a queste informazioni, il responsabile può avere anche un'indicazione in tempo reale sulla situazione dei presenti e degli assenti del suo team, come pure accedere ad un dettaglio sulla situazione dei singoli dipendenti, per i quali viene evidenziato lo stato di presenza o assenza e le eventuali richieste pendenti. A livello di presenti assenti, poi, con uno stile che ricorda quello visto in precedenza per il cartellino, abbiamo una rappresentazione grafica anteposta alla classica griglia, con i dati che riportano la situazione delle presenze. L'analisi, per default, è centrata sul momento corrente, ma può essere richiesta secondo varie logiche e modalità di selezione, oraria, fascia, timbratura, voci base. Andando poi a consultare i totali, la tipizzazione sullo stato dei dipendenti viene ulteriormente dettagliata, secondo le classificazioni già presenti nel modulo Time and Work a disposizione dell'ufficio del personale. In termini di riepiloghi, i dati possono essere consultati secondo diverse prospettive. Si può richiedere la situazione di uno specifico dipendente in relazione a tutti i residui che sono stati impostati, con l'evidenza per ciascuno di essi di qual è lo spettante, qual è la situazione del fruito e quindi qual è la situazione del residuo, con anche, nel caso in cui questo sia previsto, l'indicazione del residuo suddiviso nelle diverse annualità. Cliccando sulla singola voce si accede inoltre ad una pagina di dettaglio dei residui di tali voci per il dipendente, in cui vengono presentati tutti gli elementi che hanno portato ai residui così come presentati dal sistema nella pagina precedente, quindi quali giustificativi sono presenti nel sistema e non ancora elaborati, in quale giornate l'elaborazione è già stata consolidata e quindi ha portato alla produzione di una voce di assenza che ha decurtato il residuo, ed eventualmente la presenza di movimenti che hanno inciso sulla maturazione o sulla fruizione della voce stessa. Questa pagina permette di motivare il calcolo fatto per determinare il residuo del dipendente per tale voce. L'analisi può essere effettuata anche per singolo massimale, presentando in questo caso la situazione dei vari dipendenti della selezione corrente rispetto a tale voce, sempre in termini di spettante, fruito e residuo suddiviso nelle diverse annualità. In modo analogo a quanto visualizzato in precedenza, cliccando sul singolo nominativo, si accede ad una pagina di dettaglio dei residui di tale dipendente per la voce prescelta. Quanto presentato è lo stato dell'arte per quanto riguarda il portale StartWeb centrato sulla gestione delle presenze, su cui i prossimi passi saranno l'arricchimento dei prospetti presentati e la gestione di nuove tipologie di richieste, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di straordinario e la pianificazione delle assenze. Il tutto poi con l'obiettivo di includere in questo portale anche la gestione delle risorse umane.